vaccinazione in Ulsotto invia 1600 lettere di sollecito ai sanitari che ancora non si sono vaccinati. Pronto soccorso del San Bortolo preso d'assalto, molti gli anziani con pluripatologie per il caldo. Non solo il centro è movida, spaccio e degrado, dicono i residenti, tengono San Felice sotto scacco. Attività economiche penalizzate dal Covid, il comune di Brendola rivede la tassa sui rifiuti. Domenica 27 giugno, prima giornata ecologica, Vicenza punta su velocità e una miriade di iniziative. Il ritorno a Venezia della reliquia di Sant'Antonio, le emozioni della lunga diretta di Rete Veneta. TG Vicenza, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri titoli. L'avete sentito proprio che in apertura ci occupiamo della questione vaccinazioni. Personale sanitario che ancora non si è sottoposto alle vaccinazioni, arrivano 1600 lettere di sollecito. Vaccinazioni. Nel mondo sanitario scatta la linea dura, prevista peraltro dalla norma, e per chi non si vaccina sono partite le lettere ed anche l'Uslotto Berica si adegua. La settimana scorsa abbiamo inviato 1200 lettere ai sanitari privati. Come ultimo sollecito e ultimo invito prima della diffida formale alla vaccinazione. Previsto peraltro un comitato tecnico scientifico per valutare eventuali esoneri, controindicazioni o altre problematiche. 1200 i dipendenti della sanità privata, compresi gli operatori delle case di riposo, e 400 quelli dell'Uslotto, che ancora non si sarebbero presentati a un qualche centro vaccinale. Vaccinazione volontaria, ma forse opportuna per chi lavora in un settore così delicato come la sanità. Tanto che da diverse settimane l'USL ha fatto un lavoro di sollecito nei confronti dei suoi dipendenti, anche per capire eventuali problematiche. Certo è che dopo, diciamo così, la fase di sollecitazione e l'invito bonario, il prossimo passaggio è segnato con l'applicazione della legge. L'invio dell'ultima lettera raccomandata di diffida formale, che in mancanza di esibizione di documentazione di eventuale vaccinazione o esonero fa scattare l'azione finale. Si provvede alla sospensione dal servizio alla localizzazione in eventuale altra mansione e alla fine eventualmente la sospensione finale dal servizio. Non si parla di licenziamento, ma certo è tutto da interpretare quel sospensione finale dal servizio, e gli avvocati sono già al lavoro. E intanto il pronto soccorso del San Bortolo è stato letteralmente preso d'assalto. Pronto soccorso di Vicenza tornato ai numeri pre-Covid, un afflusso che registra almeno 240 prestazioni al giorno. Non è soltanto il caldo di un'estate torrida esplosa al suo esordio in maniera repentina, ma anche la presenza di pazienti anziani a incidere sui tempi delle prestazioni. Stavo guardando un attimino i dati sugli accessi di quest'ultimo periodo e sono sovrapponibili come numerosità al 2019, sempre nello stesso identico momento, e mediamente abbiamo circa 240-250 accessi tutti i giorni. Vediamo tantissimi anziani in questo periodo. Gli anziani generalmente portano su di sé una valigia molto grande di patologie. Noi non conosciamo tutta la storia clinica di questa persona. Gestire una persona così complessa, così fragile, che non conosciamo in pronto soccorso, richiede dei tempi che non sono indifferenti. Questo ovviamente si ripercuote sui tempi di attesa di tutti coloro che magari hanno delle problematiche non meno dignitose, però che possono attendere più tempo per accedere alla valutazione in ambulatorio o in area di emergenza. Per il caldo restano le raccomandazioni di sempre: vestirsi in maniera leggera, possibilmente in cotone, evitando sintetico, sostare in aree provviste di condizionatori d'aria e, molto importante, controllare anche nell'anziano che si idrati adeguatamente durante il giorno. Spaccio e degrado, siamo in quartiere San Felice. Una movida, finalmente, senza zuffe tra ubriachi e scene di violenza questo fine settimana in centro storico a Vicenza. Una prova del 9 superata con successo per l'apparato di sicurezza rinforzato messo in atto dall'amministrazione comunale e coordinato da prefettura e questura. Pattuglie di carabinieri e polizia militare della Ederle hanno contribuito alla sorveglianza delle piazze e della zona di contrappo Escherie Vecchie, salita tristemente alla ribalta per le scene da Far West nei weekend scorsi.
Il caldo e l'afa hanno contribuito a scoraggiare la presenza di molti degli avventori abituali, residenti ed esercenti finalmente soddisfatti dopo i ripetuti appelli. Ma se il centro respira, c'è chi invece incalza il comune e le forze dell'ordine esortandoli ad intervenire. Marco, un nostro telespettatore che si firma come residente di via Alberto Mario, contrappone le misure eccezionali adottate per la movida violenta alla scarsa efficacia delle azioni fin qui fatte per contrastare il degrado della droga nel quartiere di San Felice. Spacciatori in monopattino e drogati che sembrano zombie a tutte le ore si aggirano in quartiere chiedendo soldi appartandosi negli androni dei palazzi a drogarsi. Basta, Vicenza in queste condizioni fa schifo, conclude. Noi oggi siamo tornati a San Felice a chiedere conferma della situazione così descritta. È pazzesco il discorso, pazzesco. Veramente, anche davvero paura. Ultimamente la zona è un po' degenerata a causa probabilmente di tutto l'intervento della polizia che si è concentrata nella zona di Campo Marzio praticamente, e dunque lo spaccio di droga si è concentrato in questa via. Una cosa vergognosa, è invivibile ormai. Bisogna a tutte le ore, mattina, pomeriggio e anche col caldo. Senza contare i bisogni che Selva Vardale, se un gabinetto a cielo aperto. Spacciatori finché vuole. Basta pescarli, sono tutti in bicicletta con lo zainetto. L'appello è alle forze dell'ordine, al comune, che ci venga in soccorso a combattere questa emergenza dello spaccio di droga in questa zona. Siamo alla cronaca, traffico in tilt lungo la 31 per un incidente tra un furgone e un camion. Incidente nel pomeriggio tra un furgone e un camion in autostrada tra l'allacciamento della 31 e Vicenza Nord. Traffico in tilt, ferito l'autista del furgone, finito contro il guardrail. La pedana di carico del mezzo pesante si sarebbe staccata finendo contro il furgone. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e lavorato per oltre mezz'ora per liberare l'autista rimasto incastrato nella cabina di guida. L'uomo, stabilizzato dai sanitari del SUEM, è stato poi elitrasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato con il formarsi di lunghe code anche in A4. Nei guai un 43enne che ha portato i nipoti in piscina si è ubriacato ed è diventato molesto. Porti i nipoti in piscina ma si ferma a bere diventando molesto, costringendo la polizia ad intervenire. È accaduto sabato pomeriggio alle piscine comunali di Vicenza. Lo zio, 43enne, residente in città, porta i nipoti di 14-15 anni in piscina, ma qui, complice qualche bicchiere di troppo, fa sì che il 43enne cominci ad importunare gli utenti. All'arrivo della polizia l'uomo continua il suo atteggiamento aggressivo insultando gli agenti. Alla fine il 43enne è stato denunciato per oltraggio pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e sanzionato per ubriachezza molesta. Nel frattempo i nipoti sono stati affidati ad una zia. Attività economiche penalizzate dal Covid, il comune di Brendola rivede la tassa sui rifiuti. Alla vista lunga la pubblica amministrazione di Brendola che ha deciso di formalizzare con una delibera di consiglio una riduzione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti, la Tari, per categorie specifiche che hanno risentito maggiormente delle chiusure dovute al Covid. Tale riduzione applicata nell'anno 2021 sarà dunque calcolata sull'intero importo complessivo sia di quota fissa sia di quota variabile. Abbiamo deciso di azzerare la componente fissa e quella variabile della tassa rifiuti per bar, ristoranti, agriturismi, pasticcerie, agenzie viaggi, palestre e cinema del nostro territorio, ovvero del comune di Brendola. Questa misura è sostenuta grazie alle risorse messe a disposizione e dall'articolo 6 del decreto Sostegni Bis, e in parte anche dalle risorse proprie del nostro bilancio del comune. Proprio nei giorni scorsi Confcommercio Provinciale aveva scritto una lettera a tutte le amministrazioni chiedendo un abbattimento della tariffa rifiuti per sostenere quegli operatori che continuano a offrire un servizio distributivo di prossimità ai cittadini di ogni comunità locale. E i nostri microfoni, adesso il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello racconta come la pandemia abbia rafforzato legami e rapporti. È stato un crescendo di avvenimenti, per cui adesso forse guardando indietro sembra di poter avere la visione completa di un film, come se avesse una trama, ma man mano che lo stavamo vivendo
quale sarebbe stato l'epilogo del film non era chiaro. Lo racconta come un film questo lungo anno e più di pandemia Pietro Signoriello, prefetto di Vicenza, che si è trovato in prima fila nella sua gestione. Ho dovuto le mie scuse al provveditore agli studi, il professor Formaggio, che all'inizio di tutti questi avvenimenti aveva cercato di limitare il rientro a scuola di ragazzi, insomma, dalla Cina. E la cosa mi aveva suscitato un certo imbarazzo, perché le direttive nazionali del tempo erano di non discriminare quella comunità. Covid, che per un attimo si è temuto fosse entrato in prefettura a seguito di incontri con persone che proprio in quei giorni erano state a Bo. Gestire il continuo afflusso di informazioni, direttive governative, talvolta che in conflitto tra loro avrebbero potuto ingenerare confusione. In un attimo comunicare è diventato prioritario ed è stata la caccia alla rete, alle piattaforme, perché la prefettura è diventata il trade union con i comuni. Fare percepire che comunque ognuno apparteneva a un sistema complesso e potersi confrontare, poter evidenziare le problematiche emergenti, cercare laddove possibile delle risposte univoche, e questo era determinante. Ed è ai sindaci che il prefetto guarda, diventati elemento fondamentale di risposta sul territorio in un nuovo rapporto governo-istituzioni. Si sono dimostrate ancora una volta le cellule fondamentali della Repubblica, capaci davvero di dare risposte anche dove risposte non c'erano, eppure le risposte le davano. E sono stati dei leoni tutti, sia i comuni più grandi, i sindaci dei comuni più grandi, che quelli più piccoli. Giornata ecologica, giornata dedicata alle biciclette, accade domenica prossima. Velocità, una città in bicicletta per la prima giornata ecologica di domenica 27 giugno, un calendario dalle 9 alle 18 a Vicenza, fitto di almeno 25 diverse iniziative per un centro storico senza traffico. Si va dai laboratori, agli spettacoli, alle tavole rotonde, ai percorsi di abilità per famiglie, per provetti ciclisti, con almeno 5 diversi itinerari, una mostra di bici antiche al Museo Naturalistico Archeologico. Una giornata ecologica tutta dedicata al tema della mobilità sostenibile, in particolar modo della bicicletta, perché abbiamo voluto delle giornate davvero a tema, una giornata davvero a tutto tondo. 12 le associazioni promotrici dell'evento. Ci sono bambini della scuola primaria che non sanno andare in bicicletta, non hanno spazi sicuri dove andarci, perché se non hanno un giardino o un quartiere molto tranquillo è molto difficile per loro. È proprio lo stile di vita del quotidiano che deve cambiare. Ideatori dell'iniziativa anche Paolo Zancan ed Enrico Bisogno. Una città diversa è possibile con l'impegno di tutti noi, ecco, da qui siamo partiti. E intanto continua la raccolta fondi per riportare in Veneto il busto del Doge Giovanni II Corner. Il 24 di giugno va in asta nel Lazio un busto marmoreo. È il busto del Doge Giovanni II Corner. È una pregevole opera d'arte attribuita a Bonazza, che è stato uno dei più grandi scultori tra la fine del 600 e i primi del 700, e la pregevolezza la si può apprezzare semplicemente guardando i tratti del volto. Entra nel vivo la raccolta fondi promossa da VanityNet per riportare in Veneto il busto marmoreo di Giovanni II Corner, 111esimo doge della Repubblica di Venezia, in carica dal 1709 al 1722, tra le figure di spicco dell'ultimo periodo della Serenissima. Il doge fu ritratto anche in un famoso dipinto di Giambattista Tiepolo ed è ricordato soprattutto perché nel suo dogado, sotto il suo dogado, Venezia riuscì a difendere vittoriosamente l'isola di Corfù dall'ultimo grande attacco degli ottomani. Quindi una guerra vittoriosa per la quale Vivaldi scrive La Iudita Triumphans, un famoso oratorio militare notissimo, che fa parte integrante dunque della grande storia veneta, veneziana e veneta. Prima di riapparire a Viterbo, dove sarà battuto all'asta il 24 giugno, il busto del Doge si trovava a Ca' Corner di San Polo. Riportarlo a Venezia, secondo l'associazione VanityNet, ha un significato profondo che va oltre il suo valore storico e artistico. È la riaffermazione di un'identità collettiva che guarda al futuro forte della conoscenza del proprio passato. Non c'è alcuna mitologia folcloristica attorno alla figura del Doge.
è una grande istituzione all'interno di una grande architettura costituzionale, il cui simbolo, in questo caso il Doge Giovanni Cornell, potrebbe tornare a Venezia. Donate a VenetiNet al numero di IBAN di conto corrente che vi viene indicato per far sì che questo sogno diventi realtà. Sarà donato a una istituzione importante come la Regione Veneto. Ieri il ritorno della reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio da Padova a Venezia. Rete Veneta ha seguito passo passo questo viaggio di ritorno della reliquia e in tantissime ci avete seguito. Lo vedete, padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Sant'Antonio, che ha con sé la reliquia. Svanera, esce dal santo per imbarcarsi al portello, salutato dall'alzata di remi delle imbarcazioni storiche venete. La Basilica di Sant'Antonio e la Basilica della Madonna della Salute attestano la devozione del popolo di Dio e dei fedeli che vi accorrono da ogni parte per incontrare il Santo e Maria Santissima. È iniziato così, con una benedizione dalle acque, il viaggio di ritorno a Venezia della reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio, che dopo una settimana di ostensione ha lasciato la Basilica del Santo a Padova. La reliquia, a bordo di un'imbarcazione dei carabinieri, ha ripercorso l'antico tragitto, lo stesso fatto nel 1652, quando venne donata dai frati del Santo alla Serenissima. Un viaggio suggestivo lungo la riviera del Brenta che Rete Veneta, canale del nostro network media nord-est, ha seguito passo passo in diretta per portare nelle vostre case l'emozione del pellegrinaggio della reliquia. E ora insieme diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. A 90 Padovana, Stra, Dolo, Mire, Oriago, le soste per una preghiera e una benedizione. Lungo il tragitto, affacciati dalle case o in trepidante attesa sugli argini, migliaia e migliaia di fedeli hanno salutato il passaggio della barca. Meraviglioso, meraviglioso, la storia che tutto il mondo può guardare anche in questo momento attraverso i nostri canali e siti internet. L'arrivo in laguna e l'ingresso in Canal Grande, dove in campo San Samuele ad attenderla c'era il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Sale a bordo della Dogaressa il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. È un momento storico. Immagini uniche per questo storico momento che ha segnato le celebrazioni del Giugno Antoniano, che ha unito quest'anno, nel segno del Santo, Padova e Venezia. Un momento davvero intenso e particolare che avete potuto vivere anche dalle vostre case, grazie appunto alla lunga diretta. Alle 20 ricordo l'appuntamento con Sport in Casa, condotto da Alex Iuliano, ospite della puntata di questa sera Loris Vezzaro, allenatore, per un'analisi molto critica sul mondo del calcio dilettantistico. Alle 21.15 non perdete Focus, ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli. Questa sera saranno Gianangelo Bellati, Fabio Chies, Giorgio Conte, Emanuela Lanzarin, Franco Moro, Annalisa Nalin, Leonardo Padrin e Dominica Zamara. Questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene. Bentrovati al meteo. L'ondata di caldo africano non molla la presa, nessuna tregua con l'aria rovente che insisterà anche nei prossimi giorni. Il dettaglio di martedì 22 giugno. Sul Veneto l'alta pressione ci regala una giornata ampiamente soleggiata, il cielo sarà sereno o velato, salvo per il possibile sviluppo di cumuli sulle zone montane. Precipitazioni in genere assenti, tuttavia non si esclude anche qualche locale acquazzone dal pomeriggio sui rilievi. Temperature bollenti, minime tra 19 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora a Vicenza, in città ma anche in provincia avremo poche novità. Anche qui tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi, senza piogge. Dunque l'anticiclone rimane ben saldo, portando anche un clima molto caldo e afoso. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene.